Nome: Emanuele. Cognome: Sarallo. Soprannome: Lele Sarallo. E se non lo sai, sallo. Da dove vieni? Sono nato a Latina, poi ho vissuto a Pontigna, vicino a Latina, fino a 21 anni. E poi da quasi parecchi anni vivo a Roma. Cosa fai nella vita? Il vocalist. Presento eventi, serate e anche l'attore. Da quanto tempo hai aperto il canale? L'ho aperto qualche anno fa, ma non ho mai caricato video parodie, ma solo video delle mie serate. E poi da quest'anno ho iniziato a caricare video parodie. Da quanto fai video? I video invece li faccio da quasi 3 anni. Hai qualche hobby? Cinema, colleziono DVD, fumetti, in particolare Dylan Dog. Poi mi piace molto sia il calcio, a 5, ogni tanto gioco. La musica, suono la chitarra e mi piace cantare. Piatto preferito? Bella domanda, se la giocano. I ravioli, la ricotta e spinaci e le melanzane alla parmigiana di mia madre. Che dovete provare, sono proprio buone. La signora che spesso recita nei tuoi video è tua madre veramente? No, quello ce lo chiedono in tanti, ma no. Lei è Maria Rosaria Battistelli, è un'attrice di teatro romanesco, lei è bella romana. E nulla, quindi no, non è mia madre, ma è gagliarda, come se lo fosse nel web. Dai, ciao Maria Rosaria! Che rapporto hai con chi ti segue? Bello, a parte che mi piace rispondere sempre a tutti e mi piace anche cercare di accontentare le richieste che mi fanno e che ci fanno in generale sui video, su cosa ne pensiamo per esempio del mondo, della pace, della guerra. No, non è vero. E questo lo sto facendo apposta perché la settimana scorsa abbiamo superato i 10.000 iscritti! Che musica ascolti? Il mio cantante preferito è stato per tanti anni Ligabue. Poi dopodiché ultimamente il grande Lucianone nazionale un po' a Roma si dice mi è calato, per il semplice motivo che non riuscivo più ad entrare nelle sue canzoni. Comunque il rock italiano mi è sempre piaciuto, il rock anche internazionale mi è sempre piaciuto, Queen, Freddie Mercury veramente tutta la vita. Attore preferito? Il mio attore preferito è Al Pacino. Film preferito? Non ve l'aspetterete mai, è tutta la saga di Ritorno al Futuro. Serie TV preferita? La mia serie TV preferita? Stranger Things. Undi! YouTuber preferito? Ma anche se è un po' riduttivo definirli YouTuber, comunque i The Jackal. Cosa apprezzi nelle persone? Apprezzo la sincerità, devono essere schiette e sincere. E invece cosa non sopporti? Appunto non sopporto l'ipocrisia e la falsità. Sei fidanzato? No, sono fidanzato e... Non è vero, sì, sono fidanzato con Alessia, ciao amore. Sport preferito? Sempre stato il calcio. Squadra preferita? Sono della Roma, però devo dirlo questo ufficialmente, quando ero piccolo per mio padre sono stato del Milan. Tifosi romanisti non mi uccidete. Sei favorevole o contrario a legalizzare le droghe leggere? Sì, se non è... Se la situazione non sfugge di mano, favorevole. Matrimonio gay? Favorevole. Cosa pensi di Rovazzi? È un grande imprenditore di se stesso. Angelica Massera? Angelica Massera è veramente una brutta persona. No, non è vero, la conosco, siamo molto amici e abbiamo fatto diversi video insieme. Secondo me è la numero uno. Luis? È un bel geniaccio secondo me, anche il Monti ha parlato recentemente di lui in un suo video e secondo me è da tenere d'occhio, bravo. Anthony Di Francesco? Non mi piace perché impronta i suoi video su delle sfide che a volte possono essere interpretate male da chi lo segue. Edoardo Mecca? Grande, è anche il capitano della National Social. Ensuccio? Ensuccio abbiamo avuto modo di fare un video insieme. E ciao Aio! E Alessio Campanelli? Sei una brutta persona tu sei veramente una brutta persona. Infatti non so perché mi stai facendo queste domande. Social preferito? Era Facebook, ma adesso indovinate un po'. È Instagram, eh? Che novità, eh? Scusate. Elencaci 3 tuoi pregi. 3 miei pregi, oddio che domanda difficile. Comunque sono sincero, nel senso che se devo dirti una cosa te la dico. Credo di essere un buon amico su cui poter contare e sono una persona che se si mette in testa una cosa è determinata nel farlo. 3 tuoi difetti. Sono molto più di 3, ma molto più di 3. Però i miei difetti principali credo che sono un rosicone, sono un po' rosicone,
Sì, nel senso che non sono permaloso, c'è differenza tra permaloso e rosicone. Poi sono un po' testardo, proprio la serie, un po' capoccione, come si dice a Roma. E un altro difetto è che magari a volte mi fido troppo delle persone. Bene, l'intervista è finita, lancia un messaggio a tutti i tuoi fan. Voglio ringraziarvi tutti quanti, mi scrivete tantissimi messaggi e voglio anche salutarvi. Siamo 10.000, siamo ancora pochini, ma dai, cerchiamo di arrivare a 50.000 e mettete un bel like qui sotto o iscrivetevi al canale. Voglio salutare Martina, ciao Martina, Anna Azzurra, poi Giorgia Gio, il diecimillesimo iscritto. Crazy Saf, ciao Crazy Saf, come farebbero gli youtuber? Ciao amici, benvenuti sul mio canale! No. Ciao.